Pronto? Sì, buongiorno, sono un giornalista del blog Informazione al Basso, Pellegrini Matteo. Vorrei parlare con il consigliere Querci Lio. Sono io, mi dica. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Guardi, recentemente è venuto fuori che nella vostra città è presente una piazza a Bettino Craxi. Sì. È corretto? Sì, una piazza, è una via. Sì, via, piazza Bettino Craxi, benissimo. Io e noi poi abbiamo contattato i vari consiglieri comunali, tra il quale certo Fiorenzo Linicchi, che ci ha raccontato che voi avete fatto una mozione per ricordare appunto Bettino Craxi come figura storica no, e politica. Non è che l'abbiamo fatta noi, l'hanno presentata sì, il Partito Socialista. I socialisti riformisti, i laici riformisti per la verità. Esatto. Ora io sono andato a vedere sul comune di Grosseto e vedo presenti 20, votanti 20, favorevoli 19, contrari 1. Ora il contrario io so già chi è, essendo l'Anicchi che mi ha detto appunto... Sì, Linicchi. Linicchi, sì, mi scusi. Quindi suppongo che anche lei abbia votato a favore. Certo, sì. Ecco, vorrei sapere le sue motivazioni. Le mie motivazioni sono queste, che ritengo in Craxi una persona corretta, che ha pagato per tutti, se vogliamo essere sinceri, dico per tutti quelli che hanno operato e lavorato e portato avanti la politica, diciamo con un certo tipo di responsabilità, a un certo livello, dico nella prima Repubblica, e che quindi onestamente credo che tutto sommato possa dirsi che è stata una persona che come altri hanno portato avanti un certo tipo di programma e di organizzazione che poi era quello diciamo di tutti, perché io diciamo possiamo dire tutto e il contrario di tutto, ma che il clientelismo c'era prima, c'è oggi, ci sarà anche domani, voglio dire, questo è scontato. E allora voglio dire, se deve pagare uno per tutti, credo che non sia neanche giusto. Quindi diciamo che le condanne del Tribunale di Milano non hanno nessun valore? Dunque. No, hanno valore perché la magistratura se dà la possibilità di difendersi alla gente, praticamente vuol dire che qualcosa di sicuro e di certo ci sarà stato. Io ritengo che non tutte le parti siano state portate in giudizio, voglio dire, insomma, non capisco perché si è enfatizzata la cosa sul centro-destra, mentre invece la sinistra non si è toccata. In questo caso, voglio dire, non capisco perché Di Pietro ha lavorato come ha lavorato. Ci sono tante cose che andrebbero vedute fino in fondo, sì, certamente. Scusi se la interrompo. Io infatti non vorrei fare un nuovo processo, una certo. Nuova Tangentopoli. Però le chiedo se le sembra opportuno spendere soldi, per quanti pochi che siano, in una manifestazione, in un convegno, quello che credete di fare, per ricordare un latitante condannato in via definitiva a più di 10 anni. Ma guardi, dico, noi qui a Grosseto abbiamo anche la Benelli, no? Voglio dire, lei si ricorda chi era Benelli? No, non sono di Grosseto, non sono. Una collaboratrice delle Brigate Rosse che praticamente ha concorso all'omicidio di D'Antona, no? Sì, ma non è un discorso. Io... Ora è fuori perché agli arresti domiciliari, perché. Ma infatti penso che nessuno. Ha cambiato l'identità, voglio dire. Sì. Ma io penso che nessuno abbia avuto la malsana idea di fare una manifestazione per le Brigate Rosse. No, bisognava avere la malsana idea di fare la manifestazione contro questa signora che ci è costata l'ira di Dio, che tutti i giorni, dico, che Dio mette in terra dalla mattina alla sera, la sera alla mattina c'aveva la polizia che stava a fare la guardia, dico, alla sua casa con i suoi genitori, perché ai genitori gli doveva essere garantita la tutela, perché così e perché cosa. Quindi voglio dire, come vede, se si va fino in fondo ce ne sono tante di cose che non tornano. Quindi voglio dire. Quindi ne possiamo aggiungere un'altra, lei dice? No, un altro, ce ne sono tante. Sì, ho capito, questo, parlo di Grosseto, questo però non mi sembra un attenuante, ecco. Come? Cioè, se il mio vicino di casa ruba, io non è che posso dire, vabbè, allora ruba lui, ruba anch'io, siamo in due. Non mi sembra giusto, infatti. Cioè, quindi se la signora Bonelli, ora non mi ricordo il nome, ha ucciso, ha progettato la strage, quello che è, non vedo dov'è la...
Mi scusi, non vedo dov'è il Ah, non vedo lei, non la collegamento. conosce, sei un giornalista, eh? Come? Sei un giornalista, strano che lei non Ma conosca. io sono abbastanza giovane. Ah, ho capito. Ma in ogni caso. Questa è una cosa di 3 anni fa, voglio dire 4 anni fa, la sentenza, diciamo, No, no, ma io guardi, le credo cioè, non è questo il problema. La io poi. mia domanda è dov'è il collegamento logico con avere a Grosseto una stragista e fare una manifestazione in ricordo di un Collegamento latitante? logico, io le dico le cose come sono. Noi abbiamo votato una mozione. La mozione è stata quella di ricordare una persona e noi riteniamo che una persona al di là di tutto, voglio dire, ognuno di noi la può considerare come meglio pensiamo. Torno a dire, non è che giustamente dobbiamo difendere chi ruba, ma in quel momento, tutto sommato, ritengo che, dico, di indenni ce ne siano, dico, pochissimi, io parlo di coloro che detengono e detenevano il potere, voglio dire, non dico che rubassero, ma indubbiamente dico che c'erano delle forme di clientelari che era all'incirca, come dire, si vada a rubare, perché quando lei sistema una persona al posto di un altro che ha diritto, è come se le rubasse, tutto Certo, sommato, no? ma O io sbaglio? non contesto né il sistema clientelare, che sappiamo benissimo come funziona in Italia. Contesto il A me la fatto di. Cioè, contesta, io le sto ridicendo che a vorrei me, sapere dov'è la logica nel. noi non abbiamo chiesto niente, ma se lo chiederanno lo saremo d'accordo. No, chi è? Questa Scusi, non capisco. Voi non avete chiesto nulla a chi? non abbiamo chiesto niente in consiglio. In consiglio noi abbiamo fatto una mozione, la mozione l'abbiamo votata e la mozione è stata presentata, dico, da laici riformisti, voglio dire. Noi abbiamo votato una mozione che hanno presentato domani. Che il comune di Grosseto dovesse fare una manifestazione o qualche cosa a sostegno di Bettino Craxi, dico, noi non saremmo contrari certo di far sostenerla. Voglio dire, è molto semplice. Ho capito. Non ragguarda nulla di immorale nel ricordare un delinquente, lei. No, Tanto più, delinquenti ce ne sono tanti comunque. da tutte le parti e per me che lui sia un delinquente e che sia rimasto l'unico delinquente mi torna poco. Io ci aggiungerei anche qualche altro ex magistrato. Che oggi fa il politico. Ma guardi, che non è questo il punto, perché nessuno, e ho capito dove vuole arrivare lei. Capito? Ma No, questo non è un certamente. discorso destra-sinistra, qui si parla di Io una non parlo di destra persona. e sinistra, appunto perché non parlo di destra e sinistra. Io non parlo di destra e Cioè, sinistra. non vedo il nesso nel giustificare un latitante con dire anche Kai ha fatto X. Ma io l'ho capito, ma se un latitante è tale. E praticamente dico, viene considerato, io non so se lei ha seguito anche la polemica del 25 aprile, voglio Sì. dire, c'era la parte giusta e la parte sbagliata, chissà che lui non fosse uno di quella parte sbagliata che domani poi viene, dico, definito la parte giusta, non si sa mica. Non ci sono mia, le sentenze sono E beh, scritte. le sentenze sì, torna a dire, le sentenze le fanno, dico, le persone che sono umani, non sono esseri sovrannaturali, Ma quindi quindi voglio dire. lei mi sta dicendo che Craxi è andato a farsi una vacanza in Tunisia? Sì, avrà fatto quello che gli pare. Io le torno a dire, personalmente parlando, non ho niente contro Craxi,